furono chiamati angeli del fango, armati di pale, secchi e stivali, accorsi in Emilia-Romagna proprio come 57 anni prima un esercito di giovani volontari giunse a Firenze dopo l'alluvione. Uscivo di casa contento e convinto nel utilizzare le mie forze per qualcos'altro. Un sorriso, un grazie, ci facevano piacere. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto tutti insieme e se fossimo state poche persone non avremmo fatto niente. Entusiasmo e servire. Collettività e orgoglio. Voglia di fare. E tanto fango. L'altruismo è condivisione, ma anche scelta. 52.000 ragazzi, mossi da senso civico, stanno aiutando la collettività attraverso il servizio civile universale. Dedichi tutto il tuo tempo all'ambiente, che cosa ti torna indietro? Un forte sentimento di pulizia, cioè io mi sento veramente felice di contribuire in maniera attiva a preservare tutto quanto quello che ci abbiamo qui intorno. Loro mi aiutano a capire in particolar modo che non esiste un'unica visuale, che esistono nuovi orizzonti, nuove prospettive. Servizio civile, perché? Io lo consiglio a tutti di farlo perché è un'esperienza che ti arricchisce non solo a livello formativo, ma in particolar modo a livello personale. Sacrificio che viene ripagato al 101%. Ciao Lorenzo, dove sei? Ciao Valentina. Sono a Luga, in Senegal, sono qui in servizio civile estero, e ci occupiamo un po' di animazione sociale. Beh, l'insegnamento che mi porterò dietro, tra i tanti, è sicuramente quello di farsi carico dei propri doveri, delle proprie responsabilità, vivendo però tutto ciò con anche una leggerezza data dalla comunità, data dalla condivisione. Le persone hanno dei punti, e invece appunto di pagare con i soldi, pagano con i punti la spesa che fanno. Perché alla fine, cioè io sto lì, ma non è che io regalo qualcosa alle persone, nonostante questo comunque mi ringraziano. Che valore ha questo grazie? Mi fa stare proprio bene, infatti penso che continuerò a venire lo stesso, cioè, come volontaria. Ciao!